Una carrozza come questa non poteva essere lasciata allo stato di fabbrica. Necessitava obbligatoriamente di un tocco personale. In questo progetto andremo a fare ben più che una semplice illuminazione. Andremo infatti anche a montare un decoder digitale sonoro, con tanto di sound. Questo perché, basandomi sulla falsariga di un progetto che fece la Merkel qualche anno fa, voglio realizzare una variante italiana di una carrozza ristorante con tanto di dialoghi e rumori d'ambiente. Lo so, l'utilità è molto bassa, il costo è alto, ma è un esercizio di stile. Anche perché i dialoghi saranno scritti da me e da alcuni amici, gli stessi presenti nel video in cui fece un unboxing. Quindi ci sarà da divertirsi. Inoltre, l'illuminazione non sarà un'unica striscia, diciamo così, ma sarà divisa in zone. Avremo una zona cucina, una zona corridoio e una zona tavoli. Questo permetterà anche di poter selezionare le luci da fare, da accendere. Ovviamente dotata di ganci conduttori e dotata anche di relè per essere utilizzata come presa di corrente per altri vagoni. Il lato positivo di questa produzione è che sia qui che qua hanno la stessa altezza, quindi con lo stesso procedimento utilizzato nella carrozza prova rotabili potremmo andare a inserire una specie di tetto a questa altezza qua, e su questo tetto potremmo andare a mettere sopra l'elettronica e sotto le varie illuminazioni. Il problema è che qua l'interno è colorato e definito, quindi vuol dire che questa striscia di plastica che metteremo sopra andrà dipinta di un colore grigio per richiamare gli interni. Detto questo, credo che la cosa più chiara che io possa fare per farvi capire quali sono le mie vere intenzioni è lasciarvi al video. Vi auguro una buona visione. La partenza è uguale al progetto sulla digitalizzazione della carrozza prova rotabili, ossia con un foglio di plastica lo andiamo a tagliare della misura degli interni e su questo ho anche disegnato appunto gli interni dove ci saranno le varie zone in cui ci sarà il contatto. Qui c'è la cucina, qua ci sono queste parti, e qua giù c'è questa parte qua. Questo perché, come avevo detto, sarà diviso in tre zone di illuminazione: zona pranzo, cucina e corridoio. Ora, facendo così, ho l'idea degli spazi. Andrò poi a fare i vari forellini per far passare i fili per l'illuminazione. Una volta fatto questo, metterò le strisce di LED già subito qua e andrò poi con del nastro isolante o nastro di carta a coprire vari led. Questo perché tutta questa parte verrà dipinta di grigio, compresa la striscia, per fare in modo che sia colorata di grigio e si confonda il meglio possibile. Questo è l'aspetto visto da sotto. Troviamo le tre strisce di led, due fredde per la zona interni e una più calda per la cucina, con diversi fori nella plastica per far passare più vari fili e nasconderli il più possibile. Il passo che vado ad eseguire adesso è verniciare tutta questa parte di grigio, tenendo scoperte i LED ovviamente e i punti dove dovrò andare a far saldare i fili per dare corrente alle luci. Questo è il nuovo aspetto, tutta completamente in grigio chiaro, dove si vedono però soltanto le luci. È anche per certi versi un po' più realistica, perché solitamente nel soffitto si vedono solo le luci. Ora, le zone lasciate ancora bianche saranno i punti dove andranno saldati i fili, che colorerò soltanto una volta fatte le saldature, perché, come potete immaginare, saldare sul colore non è una cosa furba. Per il resto direi che è venuto abbastanza bene, anche se speravo che le linee fatte a penna si cancellassero, ma ripeto, sarà in alto quindi non si vedrà. Prossimo passo, una volta saldati i fili, sarà iniziare a costruire l'elettronica che andrà a nascondersi fra il soffitto e il tetto della carrozza. Ecco il dietro di quinte che gestirà questa carrozza ristorante. Abbiamo questo filo rosso, questo filo verde, che sono le rotelle di destra. Il rosso va al decoder, il verde va al relè per il controllo dei ganci conduttori. Dall'altra parte abbiamo questo marrone e questo arancione, dove il marrone va al decoder e l'arancione va dove ci sarà un altro filo che arriva dal carrello posteriore. Poi troviamo questo, un arancione e un grigio, che vanno alle luci in cucina, subito qua. Troviamo poi un altro arancione e un giallo, che vanno alle luci nella zona tavoli, e poi troviamo un arancione e un verde marrone
che vanno alla zona corridoio. Queste sono le tre aux delle luci. E infine troviamo un marroncino arancione che va a relè, con installato una resistenza da 470 ohm per evitare che si surriscaldi. Questa è la parte sopra. La parte sotto ci sono le varie strisce con i vari saldatori dei fili. Adesso un goccio di colore per cancellare le parti bianche e andiamo a montare questo tetto sulla carrozza ristorante. Il soffitto è stato montato alla struttura sotto e sono stati utilizzati due gocci di colla all'estremità, veramente piccolissimi, solo per tenerla ferma. Vediamo arrivare da qua due fili, che sono uno per il gancio e uno per questo carrello. Da qua invece altri due fili, anche qui per il gancio e per il carrello. I carrelli sono collegati tramite queste piastre ai due poli opposti del decoder, perché per le prove di funzionamento lavoreremo in corrente continua. L'adattamento al sistema tre rotaie verrà fatto dopo. Ecco perché però ci sono già i ganci conduttori di corrente. Adesso, senza programmare il decoder, facciamo una prova per vedere se i vari collegamenti elettrici funzionano e per capire com'è l'effetto luminoso che questa carrozza avrà. Eccoci alla prova di funzionamento. Adesso vediamo le luci nella zona tavoli con un'illuminazione di tipo bianco freddo. Dall'altra parte abbiamo le luci nella zona corridoio. E infine, con una tonalità invece bianco calda, abbiamo le luci nella cucina. Per farvi un confronto, a destra bianco freddo, a sinistra bianco caldo. L'adattamento al sistema Marlin l'ho fatto utilizzando un pattino E206-370, a cui ho modificato la basetta andando a rimuovere due dei punti che dovrebbero tenerlo agganciato alla struttura. Attualmente c'è soltanto un carrello con le prese di corrente, perché ho notato con l'altro fra il gancio conduttore e questo filo qua, quello della presa di corrente del carrello, faceva i capricci e quindi ho preferito toglierlo. L'unica cosa è che adesso gli assi sono per corrente continua, li vado poi a sostituire con quelli per corrente alternata, perché sennò ci sono solo due ruote che prendono e quindi il segnale è un tantino tremolante. Sopra i vari collegamenti sono state aggiunte delle resistenze da 1 kΩ per far attenuare un po' le luci. L'altoparlantino è stato usato, quello piccolo, in dotazione al decoder sonoro, ed è stato fissato con del biadesivo. Il decoder sonoro è infilato, questi fili poi andranno sistemati un po' meglio e devo dire che attualmente il lavoro è concluso. Ci sono ancora a sistemare al volo gli assi in corrente alternata e basta, le modifiche da fare sono finite. La parte di programmazione però farò in un altro video, perché avrà un discorso tutto a sé. Vediamolo al volo sul nostro binario, perché non essendo stato ancora programmato, il vagone in questo momento ha qualche problema di identità. Il decoder impiegato è di tipo MFX, pertanto dovrebbe andarsi a registrare, infatti state vedendo il simbolo lampeggiare, direttamente sulla centrale. Ripeto, non è stato programmato, perciò si presenta come generico decoder sonoro addirittura per locomotive a vapore. Tanto è vero che ci sono i simboli della locomotiva a vapore. Nella programmazione, cioè nella modalità non programmata, la modalità luce anteriore è quella del corridoio, la luce posteriore è quella della sala da pranzo e una generica funzione F dovrebbe essere . Avete appena visto nel contatto che la presa di corrente è decisamente incerta. Wow! Avete sentito il rumore di una locomotiva a vapore? Eccola qua. È associata a un gancio digitale, in realtà è la luce della cucina. Avete sentito il clack del relè? Attualmente associato a il dispositivo fumogeno, e ci sono suoni come la campana
e il fischio. Insomma, un vagone ristorante con le crisi di identità. Ripeto, verrà programmato, sarà poi messo in maniera consona al suo utilizzo, ma per questo video io potrei dire che è tutto, in modo tale da non renderlo poi troppo lungo. Ho fatto un paio di piccoli ritocchi, tipo girare di 180 gradi questo carrello, perché prima l'avevo montato al contrario, aver sistemato la cucina, alla fine il problema era un filo sopra, e aver aggiunto nella zona tavoli questi due piccoli supporti che servono a tenere alto il sottotetto. In realtà sono in concomitanza di una parte non finestrata, quindi non sono neanche visibili da fuori. Tutto questo è stato fatto nel momento in cui il decoder è stato programmato, come avete visto nel video dell'unboxing del programmatore Merlin, giusto per dare alla carrozza un tocco in più e per finirla completamente. L'ultimo passo sarà programmare la parte sonora, ma ce ne occupiamo nel prossimo video, perché sarà un discorso a sé e perché ancora non so come andrà fatta. Quindi ci vediamo alla prossima.